Secondo te l'assenza di Çalhanoğlu si è paradossalmente vista più in fase difensiva? Ma secondo me ha fatto molto bene Zielinski, ha fatto un'ottima partita. Chiaramente Çalhanoğlu sappiamo tutti il valore che ha, che riesce a fare molto bene entrambe le fasi, però come ho detto è stata una partita che è difficile da commentare, l'avete vista tutti quanti, c'è grandissima delusione perché con una partita così chiaramente si meritava un altro risultato, adesso come è giusto che sia siamo tutti condizionati dal risultato finale. Corriere dello Sport. Ciao Simone. Ciao. Dici giustamente che la fase difensiva è di tutta la squadra, ma la costante di queste partite è che ci sono degli errori individuali che poi condizionano tutto perché si aprono varchi, ci sono degli errori, è un problema di attenzione, perché si continuano a ripetere, sono tanti casi anche oggi sono stati sconcertanti, il terzo gol, anche il primo, non si capisce dove va da De Vrij. Beh, chiaramente ci sono stati degli errori, bisogna responsabilizzarci tutti di più perché poi io chiaramente li ho visti, non li ho ancora approfonditi, chiaramente ci sono degli errori ripetuti perché poi vai a vedere come sono finiti i gol, il 4-1, il 4-3, il 4-4, ci doveva far meglio tutti, non è difficile parlare di un giocatore, bisogna responsabilizzarci tutti e io da allenatore devo essere lucido, capire, so che siamo tutti influenzati, però vedere una squadra, è l'undicesima volta che incontro la Juventus, non mi era mai capitato di creare 8-9 palle gol limpidissime contro una squadra che aveva preso un gol in 8 partite su rigore. Chiaramente c'è delusione per il risultato, ma si va avanti, si lavora con tanta fiducia. Le prime due domande non sono state di tanta fiducia, però è comprensibile perché lo capisco. Bin? Sì, salve mister. Ciao. Sen Bin Sports. Ma lei crede che questa partita è stata un spot per il calcio italiano, a prescindere dagli errori che sono stati commessi sia dell'Inter sia della Juve? Perché raramente abbiamo visto in Italia, per non dire mai, in una partita importante una squadra sul 4-2 continua ad attaccare per fare il quinto gol e anche la Juve alla fine ha cercato di vincerla la partita. È così? Beh, i tifosi neutrali che amano il calcio sicuramente si saranno divertiti, noi un po' meno, anche i nostri tifosi, perché sappiamo insomma il derby d'Italia cosa rappresenta, ne abbiamo visti tanti, questo è stato particolare. Ma in questo momento parlare di un pareggio mi risulta difficile, però questo è il calcio, è da tanti anni che siamo qua, fatico ad accettarlo, ma bisogna accettarlo perché è successo, ci abbiamo messo del nostro, puoi concedere 4 tiri alla Juventus, sì, ma non puoi concedere 4 gol, abbiamo insomma una percentuale realizzativa contro troppo elevata, perché 4 tiri la Juve glieli puoi concedere ma non 4 gol, noi ne abbiamo fatti 4 ma di tiri ne abbiamo fatti 15-16. Te Lombardia. Ciao mister. Ciao. Tu sei stato anche ex giocatore a certi livelli, gli ingressi di Bissek e Frattesi come te li spieghi? Perché non so, Bissek sarebbe, sì, è riduttivo, mi rendo, sì, conto, certo, però troppo, dall'altra parte si sono viste le sostituzioni della Juve entrare a testa bassa, concentrati, dall'altra parte non sembravano. Beh, quelli insomma, poi troppo facile dire un cambio, il primo tempo abbiamo preso 2 gol simili agli altri 2, quindi è proprio bisogna responsabilizzarci di più tutti, perché non può essere colpa di difensori, di attaccanti, quando è colpa di tutta l'Inter, è normale che probabilmente con le rotazioni era un po' corto, perché insomma Aslani non poteva entrare, Buchanan è un ragazzo che ha fatto il primo allenamento venerdì e mi trovavo 4-5 giocatori fuori che mi avrebbero dato rotazioni, probabilmente in quel momento dove c'era gli ultimi 20 minuti mi avrebbero aiutato un po' di più, però come ho detto, tu mi hai parlato di 2 cambi, ma al primo tempo abbiamo preso 2 gol uguali, chiaramente Zielinski in quel momento se non alzava bandiera bianca probabilmente l'avrei lasciato ancora in campo, ma in quel momento ha chiesto il cambio.